Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Oggi rispondiamo a una domanda sottile, delicata e molto, molto, molto importante. Ma la meccanica quantistica è o non è una teoria deterministica? Ora, per determinismo, in senso così un pochino da bar, si intende una roba che ti permette di predire il futuro a partire dal passato, ovvero noto un certo stato del mondo in un determinato momento del tempo, immaginando di poter spezzare lo spazio e il tempo, facciamo sta roba qua, si chiama assunzione di iperbolicità globale, provo a tradurla in italiano in tempo reale, diciamo che lo possiamo fare. Quindi il determinismo, dicevo, è quella proprietà di un modello del mondo che ti permette di inferire direttamente uno stato futuro del mondo da uno stato passato del mondo senza incertezza. Voi sapete bene che la meccanica quantistica ha messo un po' in discussione la nozione naif, classica, vecchio stile del determinismo, perché nel mondo macroscopico non ci permette di fare predizioni precise, univoche e prive di un contenuto intrinseco di probabilità sui risultati di un esperimento nel mondo macroscopico. Però la meccanica quantistica è una teoria che nasce per descrivere il mondo microscopico, quindi partiamo da lì. Che cos'è la meccanica quantistica? Beh, in soldoni, la meccanica quantistica ci dice che tutta l'informazione su un certo sistema fisico può essere incorporata in un oggetto matematico chiamato stato. Per i più perversi si tratta di un vettore, una sorta di vettore in uno spazio infinito dimensionale, un elemento di uno spazio di Hilbert che ha determinate caratteristiche, una norma fatta in un certo modo e così via, ma non ci riguarda un prodotto scalare, eccetera. Gli studenti di fisica sanno di cosa parlo, conoscono questo dolore, lo vogliamo risparmiare a chi ci guarda su YouTube. Dicevo, tutta l'informazione su un dato sistema fisico può essere incorporata in un oggettino chiamato stato. Noto questo, noi abbiamo un'equazione che si chiama equazione di Schrödinger. Restiamo in un contesto non relativistico, poi voi sapete che la meccanica quantistica e la relatività speciale sono state accorpate a ottenere la cosiddetta teoria quantistica dei campi, però il discorso è più o meno analogo, salvo qualche piccolo accorgimento per quanto riguarda il modo in cui è necessario fare degli esperimenti in un mondo relativistico nel senso della relatività speciale. Ora, abbiamo l'equazione di Schrödinger e l'equazione di Schrödinger ci dice, a partire dalla fisica del sistema, che è a sua volta scritta in un oggettino che si chiama Hamiltoniana, quindi abbiamo lo stato che descrive il sistema di cui ci stiamo occupando, è la Hamiltoniana che descrive la fisica che quel sistema soddisfa, quindi che interazioni ci sono, che tipo di roba succede, interazione elettromagnetica, gravitazionale, eccetera, eccetera, cioè tutta quella roba lì, leggi fondamentali che regolano il comportamento del nostro sistema, o quantomeno le leggi fisiche, poi possiamo costruire teorie effettive, miltoniane che descrivono sistemi non fondamentali, e così via. Ora, uno stato è l'equazione di Schrödinger. L'equazione di Schrödinger fa evolvere lo stato da un tempo T0 a un tempo T1. Quindi ci dice che se al tempo T0 lo stato è quello, al tempo T1 lo stato sarà quello, senza alcun dubbio. In questo senso, la meccanica quantistica è deterministica, e non solo deterministica, è pure unitaria, nel senso che l'informazione non viene dissipata. Questa evoluzione nel tempo può essere riavvolta, come facciamo col telecomando davanti alla televisione. Quindi se voi mi date lo stato al tempo 0, io posso dirvi quale sarà, senza alcun dubbio, lo stato al tempo 10. E poi posso riavvolgere, dallo stato al tempo 10, posso dirvi, mandando il tempo indietro, qual era lo stato al tempo 0. Da un punto di vista microscopico, se noi fossimo piccoli piccoli e squisitamente quantistici, senza tutto questo gorgogliare di particelle che fanno media statistiche e ci rendono oggetti classici, vedremmo questa roba qua, un mondo non solo deterministico, ma pure unitario, nel senso che l'informazione si conserva. E da dove viene il dubbio attorno al determinismo della meccanica quantistica? Beh, viene dal fatto che nel passaggio da un sistema quantistico ad un sistema classico, nel momento in cui misuriamo
una proprietà del sistema intesa come la intendiamo noi, quindi la lunghezza di un oggetto, l'energia di una particella, il momento angolare di un elettrone, lo spin e tutta questa roba qua. Quando facciamo una misura e siamo grandi e siamo classici, poi ci sono certe interpretazioni un po' peregrine della meccanica quantistica che estendono questa nozione, ma vi rimando a Meccanica Quantistica Fondamenti ed Interpretazioni, la serie che ho dedicato al tema. Dicevo, in modo abbastanza standard e tagliandola un po' con l'accetta, quando noi siamo oggetti classici e facciamo una misura con un apparato di misura su un sistema quantistico, il sistema quantistico è costretto a collassare. Finché non facciamo la misura, la proprietà che stiamo andando a misurare non è definita, ma vive in una sorta di stato sovrapposto. Quindi, se vogliamo misurare, per dire, il momento angolare di una particella, potrebbe essere fatto così, potrebbe girare così, o cos'ha. In realtà il suo stato quantistico non corrisponde a nessuna di queste interpretazioni classiche, ma se proprio vogliamo fargli violenza e interpretarlo con le nostre concezioni e le nostre categorie classiche, allora diciamo che lo stato quantistico è sia uno stato con questo momento angolare che uno stato con questo momento angolare, salvo situazioni un pochino particolari in cui viene scelto proprio uno stato quantistico che coincide con uno stato classico. In generale, lo stato quantistico è una sovrapposizione di stati classici, quindi letteralmente una particella è sia lì che lì, se vogliamo usare un'interpretazione classica. Nel momento in cui facciamo una misura, la particella è costretta a collassare lì o lì, e la forma matematica del suo stato quantistico ci fornisce delle probabilità. La probabilità che la particella appaia lì, all'atto della misura, o la probabilità che la particella appaia lì, all'atto della misura. Per chi mi sta solo ascoltando, il discorso sarà confusissimo, ma sto facendo della roba con le mani, che mi permette di renderlo un pochino più chiaro. Ecco, in questo senso, la meccanica quantistica non è deterministica in senso stretto. Nella misura in cui incorpora una nozione di probabilità, se vogliamo, ontologica, se crediamo che qualcosa di ontico esista, per usare i termini inglesi. Ma anche questo è un dibattito molto serio nell'ambito dell'interpretazione della meccanica quantistica, e vi rimando i video dedicati che lascio qui in descrizione. Questa vuole essere una roba leggera, entry level, per chi resta intrappolato nella nostra ragnatela senza rendersene conto, quindi vogliamo essere un pochino pop. Ricapitolando, da un punto di vista strettamente quantistico, la meccanica quantistica è deterministica, se ci accontentiamo degli stati. Quando introduciamo, ed unitaria, che è forse una forma di determinismo ancora più forte, nel senso che l'informazione non si perde, quando passiamo al mondo classico, dove le robe si mediano statisticamente, assumono comportamenti un pochino diversi da quelli quantistici, vengono ancora una volta tagliati ed eliminati pezzi della ricchezza del mondo quantistico e facciamo una misura, quindi costringiamo un sistema quantistico a interagire con un apparato di misura. Poi la definizione di apparato di misura è una cosina delicata su cui non c'è nemmeno tutta questa unanimità, quindi non ci entriamo. Allora il determinismo in un certo senso si perde, quantomeno il determinismo forte, perché esiste una probabilità che non possiamo eliminare legata ai risultati del nostro esperimento, una dimensione probabilistica. Noi possiamo solo predire le probabilità di certi risultati. Ora, questo non vuol dire in alcun modo che tutto possa accadere. La meccanica quantistica ci dice precisamente qual è la probabilità di ottenere ogni risultato di una misura. Non è che poi ci dobbiamo gettare in interpretazioni naif un pochino spirituali, ma fatta all'occidentale, per marketing, non spiritualismo serio, spiritualità seria. Dicevo, la meccanica quantistica ci dà probabilità precise. E non può accadere tutto, non può accadere qualunque cosa quando facciamo una misura, ma ci dice la probabilità di misurare uno spin verso l'alto è il 70% e verso il basso è il 30%. E quindi se pensiamo a delle distribuzioni di probabilità, allora reintroduciamo una sorta di determinismo, ma applicato alle distribuzioni di probabilità. La meccanica quantistica, da un punto di vista, se vogliamo, macro, ci dice come si evolvano nel tempo certe distribuzioni di probabilità sui risultati di delle misure. E allora possiamo fare delle predizioni sperimentali precise. E l'unica differenza in un modello classico è che dobbiamo fare un bel po' di esperimenti. La meccanica quantistica ci dice, appunto, 70% verso l'alto, 30% verso il basso, ripeto l'esperimento 1000 volte,
e più o meno, con piccole deviazioni, troverò 700 spin su e 300 spin giù, se le particelle sono preparate tutte nello stesso modo, quindi in un certo senso la predizione sulla nostra distribuzione di probabilità dei risultati di una misura è pienamente deterministica. Quindi la domanda non permette una risposta semplice, e la risposta più onesta sarebbe: dipende. La meccanica quantistica è deterministica? E dipende da cosa intendi per determinismo. In un certo senso sì, e in un certo senso no. Come dicevamo nelle nostre live sulla gravità quantistica, assolutamente sì e assolutamente no. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!